Viso notissimo del calcio bresciano, Francesco Micheletti, guanto d'oro di prima categoria. Una stagione, diciamo, finalmente soddisfacente per la Virtus Aurora Travagliato, che inseguiva il traguardo della promozione da un po' e anche grazie alle tue parate l'ha raggiunto. Sì, la società era da tempo che provava a salire. L'anno scorso, con l'arrivo di Gatta, del direttore Gatta, è stato fatto un po', diciamo, un reset totale. La squadra era completamente nuova, a parte 4-5 elementi che erano rimasti dalle stagioni precedenti, e devo dire che si è creato fin da subito un bel gruppo, un bellissimo gruppo, che ci ha aiutato parecchio durante l'anno, nel senso che abbiamo avuto la fortuna di essere sempre davanti, comunque di stare davanti quasi sempre, e nei due o tre momenti un attimino complicati questo ci ha aiutato parecchio. Ecco, per te una grande esperienza, una grande carriera alle spalle, ti chiedo cosa significa avere quel premio tra le mani, e anche se magari a un certo punto ci avevi fatto un po' il pensiero di raggiungere quello assoluto che poi non è mancato per così tanti minuti. Sì, sì, guardavamo settimanalmente, soprattutto più per scaramanzia i miei compagni più che me, e abbiamo fatto il pensiero di poterci arrivare. E però vabbè, va benissimo così, nel senso che è il giusto coronamento ad un'annata straordinaria da parte della squadra, è un premio che comunque va necessariamente condiviso con tutti, e son contento di averlo ricevuto, perché ne avevo preso uno un po' di anni fa, 2016 se non vado errato, con la Calvina, ed era stato coronato dalla promozione ai playoff, e anche in questo caso comunque significa promozione, quindi va di pari passo con un risultato di squadra importante. Grazie mille. Grazie.